16. Motore intimo. Non abbiamo mai il tempo di guardare il silenzio di una goccia che scende, di fermarci e ascoltare le foglie stormire e quello che dice al vento la sabbia quando ci punge la pelle. Non abbiamo mai il tempo di guardarci dentro. Commento. Ciò che c'è dentro di noi, il motore intimo dell'uomo, è un mondo. E solo quando noi abbiamo l'intuizione di questa verità, iniziamo il nostro vero viaggio. Dedichiamo un po' del nostro tempo a sollevare il velo dietro cui ognuno nasconde il proprio intimo, ai suoi stessi occhi. Ma teniamo presente che, per scrutare il proprio intimo, occorre un raro tipo di coraggio. Chi può liberamente ammettere di essere la causa dei propri errori senza cercare attenuanti? La media evoluzione risponde: un essere anormale. Infatti, molti di quelli che sono andati oltre lo spirito della loro epoca, oltre le abitudini sociali, sono stati considerati dai contemporanei dei pazzi.